La base d'asta, secondo le iscrizioni, partirà da 100.000 euro. Oggetto del desiderio questa chitarra, una Paradise Blu appartenuta a Pino Daniele. Un oggetto particolarmente prezioso che sarà battuto tra qualche giorno sul sito www.catawiki.it/pinodaniele. Parte del ricavato sarà devoluto all'ospedale Santo Bono di Napoli. L'evento Io sto vicino a te, una chitarra per il Santo Bono, è stato organizzato dall'associazione SOS Sostenitori Ospedale Santo Bono Onlus insieme a GESAC, Aeroporto Internazionale di Napoli, in collaborazione con Campania Mia, con il sito di aste online Catawiki, con gli sponsor Kimbo e Feudi di San Gregorio. Antonio Tramontano, presidente dell'associazione, spiega. Non è la prima volta che l'aeroporto ci dà una mano per la realizzazione di qualche obiettivo. E noi siamo contenti che noi partiamo da questo aeroporto per raggiungere, e sempre la finalità viene raggiunta con ottimi risultati. La Paradise, insieme ad altre tre chitarre di pregio, una Framework sempre appartenuta a Daniele e altri due esemplari realizzati dal liutaio napoletano Gianni Battelli e dallo svizzero Rolf Spüler, troveranno spazio in un'inedita mostra nel Salone Centrale delle Partenze dell'Aeroporto Internazionale di Napoli, dove resteranno esposte per il pubblico di fan viaggiatori in transito all'aeroporto da oggi fino al 4 gennaio 2018. L'amministratore delegato di GESAC Armando Brunini e il direttore dell'aeroporto di Napoli Gennaro Bronzone. Ma noi vogliamo tanto bene al Santo Bono, non c'è a volta che non siamo con loro, se loro hanno un'iniziativa noi facciamo parte della squadra, anche perché sono concreti, portano sempre dei bei risultati, materializzano gli sforzi che tutte le aziende che li affiancano fanno. Lei è un ex musicista, forse le fa particolarmente piacere che attraverso un'asta di una chitarra meravigliosa appartenuta a uno straordinario interprete si possa dare una mano ai bambini del Santo Bono. Certamente sì, certamente sì. La musica caratterizza le persone che hanno sentimenti molto vivi, come Pino Daniele, e certamente io sono convinto che lui ci sta guardando e quindi a lui fa piacere di questa iniziativa. Madrina d'eccezione dell'evento, la presentatrice Veronica Maia. Fare qualcosa per la mia città e per un ospedale che accoglie tutti i nostri figli mi sembra doveroso, ma non solo in quanto testimonial, perché divulgatrice di messaggi, ma proprio in quanto donna, in quanto cittadina, in quanto mamma.